tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi ragazzi siamo, come potete ben vedere, cara Rossita, su What the Hen ragazzi. Oggi giornata importante, 6 ottobre per Charged Monkey, per gli sviluppatori di What the Hen ragazzi. Arriva finalmente un aggiornamento, purtroppo non è quello che tutti noi ci aspettavamo, cioè dove verrà inserito il PvP, cioè giocatore contro giocatore in tempo reale. Comunque ragazzi, Charged Monkey ci fa vedere che è davvero al lavoro per migliorare questo suo cavallo di battaglia, che potrà sicuramente entrare nei nostri smartphone, nei nostri dispositivi con su Android. Oggi ragazzi appunto arriva questo aggiornamento, bisogna scaricarlo dal Google Play Store, lo sapete, sono circa una trentina di mega, non di più, anche se il gioco ne pesa 51, ed è un aggiornamento prettamente grafico con qualche miglioria anche alla disposizione di alcune cose. Cioè, che cosa è successo? Allora ragazzi, Charged Monkey ci dice: sono state migliorate le prestazioni del gioco ed effettivamente sembra che il gameplay sia molto più fluido di come lo era prima. La reattività è veramente notevole adesso. Quindi migliorie sul gameplay, stabilità in generale del gioco. È stato ragazzi modificato il layout delle carte, come potete vedere, le state vedendo in questo momento sopra di me, io le sto scorrendo, le carte ragazzi hanno adesso un contorno che prima invece non avevano, come vedete diverso per ogni tipo di di rarità della carta: blu per la rara, grigio per la comune, viola per l'epico e arancio per il leggendario. Quindi niente di eccezionale, comunque carte un pochettino più migliorate. Migliora anche, o meglio, viene modificato anche ragazzi l'ordine delle truppe, delle fazioni. Come potete vedere gli incantesimi rimangono sempre in alto, i paesani sempre al secondo posto. No, se non ricordo male, esatto, non c'erano i paesani qua, c'erano i Sede Robots, se non ricordo male. Nani, come vedete, mettono gli elfi che dall'ultima posizione passano in terza, passano sul podio, Sede Robots, come potete vedere, l'orda che va a chiudere questo quintetto di fazioni disponibile in What the Hen. Modifiche anche, ragazzi, abbastanza notevoli nel layout, nei loghi delle arene. Non viene toccata l'arena 11, ma se andiamo invece a cliccare, modifica totale ragazzi per l'arena 12. L'abbiamo vista tra l'altro ieri in live, c'era sempre la nostra Lisbeth primogenita lì davanti al posto di questa bella facciona sorridente con le ovette d'oro dietro, e invece viene modificata l'arena 12. Probabilmente ci saranno state anche altre modifiche sulle arene precedenti o dopo. Niente da segnalare invece sui ranked della classifica, che come vedete ragazzi di giorno in giorno diventa sempre più folta. Molti giocatori stanno cominciando davvero ad apprezzare What the Hen. Modifica invece ragazzi anche, dicono, nel layout delle nuove mappe. Come vedete questo è ancora uguale, io non so se poi andando avanti troveremo delle modifiche. Momentaneamente io ho fatto un po' avanti e indietro, mi sembrano ancora tutti uguali. Magari nei 1000 livelli in più che hanno aggiunto lunedì, questo lunedì, ci saranno delle modifiche. Andiamo però ragazzi in una sfida a vedere appunto che cosa è cambiato. Sono stati aggiunti degli effetti grafici molto carini, cambia anche, come potete vedere, il layout del pre-battaglia. Come vedete le carte sempre con il contorno colorato. Siamo contro questo Arena Master che non ce ne frega niente. Tra l'altro vi ricordo anche questi nuovi aggiornamenti grafici: possiamo ragazzi prendere adesso le carte e trascinarle direttamente nell'arena stile Clash Royale. Vedete il vortice, se io lo prendo lo posso andare a spostare e vedo anche l'area d'attacco, molto molto interessante. Andiamo quindi a tirare questo vortex, tiriamo indietro le sue truppe e andiamo a chiudere velocemente l'Arena Master. Volevo farvi vedere anche ragazzi invece in campagna come un altro effetto grafico che ho visto, anzi due effetti grafici che ho visto. Uno è sul nostro Puzzi, mentre l'altro invece è proprio sullo spawn delle truppe.
Andiamo dentro in una campagna in modo che anche se perdiamo non perdiamo trofei. Siamo con un Arena Master 61 Modocholov I, si direbbe, se volessimo leggere proprio per inciso il suo nome. Adesso ragazzi, guardate, ogni volta che evoco le carte, guardate questo effetto grafico molto divertente che appare. Ad esempio evoco la Berta e plac, non so, ah no, voi non l'avete visto giustamente, aspettate, aspettate che non lo potete vedere se non vi tiro giù un pochettino il coso, ecco così forse lo vedete meglio, e se io mi rimpicciolisco lo vedete ancora meglio. Ragazzi, guardate, quando io evoco una carta, ploc, guarda, ploc, vedi che viene sopra. E guardate anche Muzzi quando è stato ucciso, ragazzi, che ha rilasciato la veleno, guardate, è esploso in verde. Mi sembra che questo prima non c'era assolutamente. Vediamo cosa succede se uccidono invece la nostra Muzzi, cuore infranto. Adesso è sotto l'effetto dello scudo, quindi assolutamente non può essere toccata. E bene che andiamo a ripartire, perché dobbiamo perdere la partita perché siamo in campagna, però attenzione, il rischio di perdita invece, il rischio di perdita imminente. Andiamo a spostare. Oh, niente da fare, niente da fare. Beh ragazzi, come avete visto, questi sono dei simpatici aggiornamenti che oggi 6 ottobre Charged Monkey ci ha voluto regalare. Speriamo ovviamente che presto si preoccupino di portare anche le PvP, che renderebbero davvero il gioco perfetto per poter fare competizione contro i big del mobile gaming. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se vi è piaciuto, non dimenticatevelo, e iscrivetevi al canale se volete sempre rimanere aggiornati su tutto quello che riguarda What The End e Clash Royale. Noi ci vediamo presto, ciao!